Sentite, spettatori, buonasera dalla voce di Enrico Passarelli per questa 26esima giornata del campionato di Serie B maschile, girone unico chiaramente. Si affrontano la Palazzetto di Cervia, il Basket Ravenna a quota 26 punti da un passo dalla matematica salvezza contro il Fisi Roseto, sceso quest'oggi sul terra romagnola, ferma a quota 22 con un estremo bisogno di punti per poter continuare a sperare quantomeno in una salvezza molto difficile. Ma intanto vediamo girare Malcangelo in basso degli Nunzi, visto che siamo entrati in collegamento in ritardo. Andiamo subito a vedere un attimo le formazioni delle squadre, mentre c'è ancora un fallo che si è in stacco quanto pare a Roberto Patrizzi. Per la formazione del Fisi Roseto sono presenti il numero 6 Cepini, 7 Puzzi, 8 Iardella, 10 Aprea, 11 Carantine, 12 Malcangi, 13 Battistoni, 14 Sama, 15 Marella, l'allenatore il signor Bertolassi. Dall'altra parte, per il Basket Ravenna ci sono i soliti effettivi con numero 5 Cesei, 6 Galli, mentre prova ad andare al tiro e a sbagliare ancora una volta comunque Iardella, dicevo, numero 6 Galli, 7 a rigore, 9 Cestaro, 10 Patrizzi, 11 Ciabatti, 12 Caeci, 14 Montaguti, ancora dentro Patrizzi in penetrazione, intanto va questa volta a prendere il fallo, dicevo 14 Montaguti, 15 Rossini, 16 Nunzi, 9 Cestaro. Diamo subito anche un'occhiata ai quintetti in campo per la formazione abruzzese: Fisi Roseto, 8 Iardella, 10 Aprea, 12 Malcangi, 14 Stama, 15 Marella. Ravenna con la formazione che ha iniziato anche la partita la settimana scorsa a Pescara, contro il delitto Pescara, ovvero sia Arrigoni, Patrizzi, Sabatti, Nunzi e Emanuele Caeti, chiaramente a completare il quintetto giallorosso. Dunque ancora punteggio fermo, 0-0, 18-08 da giocare, un avvio scontato da parte di entrambe le squadre. Ancora Roberto Patrizzi, bella palla per Sabatti che va a realizzare i primi due punti dell'incontro per il pivot della formazione, per il giovane pivot della formazione giallorossa. Punteggio dunque di 2-0 in favore della formazione ravennate, 17-48 da giocare. Replicano adesso, tenteranno di farlo comunque gli ospiti, si alza e va al tiro sbagliandolo comunque Marella. Ancora però giocano in attacco gli abruzzesi, difesa uomo quella del Basket Ravenna, è quasi una palla rubata adesso da Caeti, palla che però esce, si riprenderà dunque con una rimessa in zona d'attacco per la formazione ospite. Palla ancora nelle mani di Marella, subito poi smistata chiaramente per Aprea che gioca in posizione di play. Chiaramente Roseto ha purtroppo fuori per infortunio fin dall'inizio del campionato il suo play titolare Melioli, così come fuori anche Palermo nelle file. Mentre tanto bellissima penetrazione canestro di Roberto Patrizzi, primi due punti della gara anche per la guardia ravennate. Dunque Ravenna ha preso un piccolo break di 4-0, 16-52 da giocare. C'è fuori anche un altro giocatore, Fisi Roseto, Palermo, sempre dall'inizio del campionato. Fallo intanto di Vincenzo Nunzi, e se non andiamo errati si dovrebbe trattare del primo fallo per il pivot ravennate. Così è, fa dunque il Lunetta con due tiri liberi a sua disposizione. Stama, punteggio ripeto di 4-0 per il Basket Ravenna. Stama dalla lunetta mette a segno il primo tiro libero. Qui a Cervia sono giunti quest'oggi a incoraggiare la squadra abruzzese diversi tifosi appunto di Roseto, mentre va a segno anche il secondo tiro libero di Stama, due punti per lui, punteggio 4-2, tifosi tra l'altro alquanto rumorosi a quanto sembra. Dunque punteggio 4-2, Ravenna torna a giocare in attacco. Ancora sbagliato il tiro di Roberto Patrizzi, fin qua per lui soltanto due punti. Può rigiocare dunque in attacco Roseto, possibile pallone del pareggio. Roseto è una formazione, mentre va a liberarsi con un bel movimento e a realizzare Malcangi, che è priva come detto del play Melioli, l'unico play vero è Aprea. Una buona batteria di esterni sicuramente questa squadra,
sotto canestro. Le speranze sono invece affidate a giocatori come Malcangi, Scarantin, mentre tenta e sbaglia la bomba Manelcati e Marella. Dicevamo, Malcangi, lo sapete, un giovane dal passato comunque già illustre, ex Cantù, ex Forlì, non è che abbia giocato molto bene. Fin qui prova la bomba e la mette a segno Stama, quinto punto per lui. Roseto, dopo essere stato in svantaggio per 4-0, adesso è avanti per 3 lunghezze, 7-4. Prova ancora a replicare dalla lunetta Roberto Patrizzi, questa volta centra il canestro, 4 punti per lui. E Ravenna torna a meno 1, ha qui iniziato a giocare per il seggio 7-6. Con un fallo fischiato ora in difesa, ancora Vincenzo Nunzio, secondo fallo dunque per il pivot ravennate. E torna in lunetta, anzi ci va per la prima volta in verità Aprea, due tiri liberi a sospensione, va a segno il primo punto anche per lui, dunque ha sporcato il suo tabellino. Dentro anche il secondo, 2 punti per Aprea, ancora 3 punti di vantaggio da amministrare per Rosetto, punteggio 9-6, a 15-13 da giocare. Bella palla adesso davvero per Caici, a parte Patrizzi. Caici però si mangia un canestro già fatto sotto canestro e vediamo un po', buono il canestro di Iardella, primi 2 punti, ha preso anche fallo dalla difesa ravennate. E chiaramente coach Brumana, coach Ravennate, non ci sta, chiama subito time out Ravenna dopo 5 minuti esatti di gioco, mancano infatti al termine della prima frazione di gioco 14:59 e indietro i 5 lunghezze, punteggio di 11-6 scusate per la formazione abruzzese del Fisci Roseto. Promozione, ripeto, che ha assolutamente bisogno di portare via questi 2 punti qui al palazzetto di Ravenna per continuare a sperare nella salvezza, una salvezza che comunque si presenta molto difficile anche alla luce di un calendario che nelle ultime giornate riserverà squadre molto dure alla formazione abruzzese. Si sta andando a riprendere, comanda, dicevo, Roseto di 5 lunghezze, 11-6, 14:59 da giocare e Iardella un tiro libero supplementare, c'entra anche questo, 3 punti dunque di Iardella e a questo punto Roseto ha doppiato Ravenna, 12-6, 14:53 da giocare, difesa uomo anche per la formazione abruzzese, ancora Ciabacchi, Arrigoni senta la bomba, la Arrigoni, speriamo ripeta la prova, 6 positiva di Pescara, allora fu davvero molto preciso segnando, se non vado errato, 14 punti. Va ancora a replicare, a tentare di farlo la formazione rosetana, tiro sbagliato, Patrizzi in contropiede, 6° punto per lui. Ravenna si è rimessa in carreggiata, 12-11, a 14:15 da giocare. Ancora Arrigoni sulla Aprea, poi palla ancora girata per Stama, senta 1 contro 1 contro Roberto Patrizzi, si alza, va al tiro sbagliato, si tocca l'imbalzo, lo prende Sabatti e poi va a concludere veramente bene la formazione ravennate con i primi 2 punti Manuel Caici e torna a comandare la formazione giallorossa che era stata anche in vantaggio per 4-0, adesso comanda ma di una sola lunghezza, 13-12, a 13:40 da giocare. Va a sbagliare Iardella, protesta perché a suo modo di vedere ha subito fallo, va invece a tirare, a prendere una stoppata Caici dall'altra parte, ancora Iardella per Aprea, va in penetrazione, trova il canestro, quarto punto anche per Aprea, ripeto l'unico play a disposizione del signor Bertolassi, l'allenatore della formazione rosetana. Ancora Patrizzi per Ciabatti, poi Arrigoni, fallo subito da Manuel Caici che stava tentando l'entrata,
Gandolfi, il allenatore del Ravenna, qualcosa da dire ad Arrigoni, qualche consiglio volante. Cacci dovrebbe andare in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione. Punteggio adesso, ripeto, di 14-13 in favore della formazione di Roseto. 2:58 da giocare, Manuel Cacci può effettuare un nuovo sorpasso. Partita dunque che, almeno in queste fasi iniziali, mentre Cacci realizza il primo personale, e come era nelle previsioni, ripeto, si mostra molto equilibrata. Situazione a stretto contatto tra di loro, secondo personale per Caiti, questo qui è sbagliato. 3 punti per Caiti fin qui, punteggio di 14 pari, 12:54 da giocare. Parità perfetta, ancora va al tiro a sbagliare Stama, palla che è affidata a Ravenna. Ancora in campo con gli stessi effettivi che hanno iniziato la partita, ancora Roberto Patrizzi, ingancio a metà area, trova il canestro, 8 punti per lui. Roberto Patrizzi si sta avviando probabilmente a fare un'altra partita delle sue, vediamo se arriverà anche questa sera al Trentello, noi ce lo auguriamo vivamente per lui e per la squadra in particolare. Forse c'è un'infrazione di passi non fischiata a Stama, che resta ancora nelle formazioni, le mani della formazione ospite, il tiro a 3 sbagliato di Aprea, ancora Stama a rimbalzo, consente agli ospiti di giocare un nuovo pallone in attacco. Iardella va dentro, anche lui in semigancio, va a trovare il suo 5° punto e di nuovo 16 pari. Dall'altra parte Kai si tira e sbaglia, contropiede rapidissimo di Iardella, non può far nulla Sabatti. 7° punto per Iardella, autore degli ultimi 4, e Ravenna prepara il primo cambio, sta per entrare in campo Raffin, probabilmente al posto di Sabatti, poi vedremo. Si butta dentro e prende fallo Manuel Caeti, fallo se non andiamo errati fischiato a Iardella. Manuel Caeti avrà dunque 2 tiri liberi a quanto pare. La squadra non hanno ancora esaurito il bonus, 3 li ha commessi Roseto, 5 Ravenna. Dunque cambio, no, esce Caeti ed entra Raffin, dunque quintetto veramente alto quello della formazione ravennata, con ben 3 lunghi, Lussi, Sabatti e Raffin. Evidentemente qualche problema lo deve aver notato Brumana a rimbalzo. Si alza e prende il fallo Roberto Patrizzi, per la verità aveva preso anche la stoppata, ma dopo aver preso il fallo, ripeto, e va anche lui in lunetta con 2 tiri liberi a sua disposizione. Per lui ci sono fin qui 8 punti, può dunque arrivare in doppia cifra. Il primo pallone va dentro, dunque Roberto Patrizzi a quota 9, avrà ancora un tiro libero a sua disposizione, dentro anche questo Patrizzi, primo giocatore dunque arrivare in doppia cifra, 10 punti per lui, e Ravenna ritrova la parità sul 18 pari. Raffin chiaramente adesso su Iardella dopo aver cambiato con Caiti, ancora Marcangi, finisce fuori per Aprea, finta la bomba dentro, poi scarica fuori per Marella che trova i suoi primi 2 punti. Ripeto, Marella è un pivot, ma a quanto pare se la fa cavare molto bene anche al tiro dalla media distanza. Prova, infila la bomba Raffin, appena entrato, 3 punti per lui. Anche Pescara la settimana scorsa realizzò un ottimo 3-4 nei tiri pesanti, davvero si è fatto rimpiangere come ex, ha condannato praticamente definitivamente la sua squadra alla retrocessione. Adesso fallo proprio dello stesso Raffin nel tentativo di arginare l'entrata di Iardella. La venne avanti di una sola lunghezza, però 21-20, rimessa in zona attacco per la formazione ospite. Ancora Prea la bomba, questa volta la mette. 7° punto anche per Prea. Rosetto chiaramente non ci sta, le speranze ci sono ancora tutte, ancora Roberto Patrizzi per Raffin, poi dentro per Nussi,
bel sottomano del pivot Ravennate, che non trova il canestro ma trova il fallo di Malcangi. Tra i due giocatori che hanno entrambi militato negli anni scorsi a Forlì, 23-21 dunque il vantaggio, la formazione di Roseto con l'ultima bomba messa dentro da Aprea. Annunzio va in lunetta, dovrebbe avere due tiri liberi, il primo tiro libero è corto, finalmente un tifoso, anzi tifosi qui vicino a noi, se anche Roberto, scusate che Vincenzo si riscatti, ma fa immediatamente, per un punto più anche per Nunzi. Adesso Ravenna solo a lunghezza, quanto pare, da recuperare, 23-22 per Roseto, a 9.55 dal termine, se è andato dunque il primo quarto di partita. Ancora fallo fischiato in difesa a Raffin, che evidentemente ha qualche problema a fermare le iniziative di Iardella. E ancora Roseto in attacco, ancora Prea, bisogna di attenzione alle bombe del play ospite. Stava quasi per rubare, questo era un evidente fallo su Arrigoni che ha rubato palla, e invece costa 3 punti Ravenna con la bomba di Aprea, la seconda consecutiva, ma ripeto, un'azione sicuramente iniziata da un fallo su Arrigoni che ha recuperato palla, è stato letteralmente spostato via, tenta di vendicarsi subito il play Ravennate spingendo via Aprea, attenzione, poi tenta l'entrata e gli arbitri vanno a fischiare un fallo in difesa proprio lo stesso Aprea, forse un po' di compensazione in questa occasione. Gli arbitri che ripeto sono i signori Terebuk e Kerli. Cambio anche la formazione di Roseto, esce Marella, al suo posto è entrato in campo Carantin, si lotta su questa palla vagante, alla fine la conquista Arrigoni, poi se la fa intercettare e per fortuna esce dal campo. Attenzione, presidente Manetti ha stretto contatto con l'arbitro, sta evidentemente rimproverando qualcosa. Ravenna ha 4 lunghezze da recuperare, punteggi 26-22, 8-52 dal termine, ancora riceve Montaguti, anche lui è entrato da pochissimo in campo al posto di Sabatti. Fallo fischiato a Nunzi che spingeva per prendere posizione sotto il canestro ospite. Nuovo cambio ordinato da Bruno Brunana, sta infatti per prepararsi a entrare in campo Massimo Galli, poi c'è anche time out, ferma il gioco sul punteggio, ripeto, 26-22 in favore della formazione di Roseto, 8.43 da giocare. Andiamo a dare un attimo un'occhiata ai punteggi individuali dei giocatori. La formazione di Roseto hanno segnato fin qui 7 punti di Ardella, 10 a Prea con 2 bombe al suo attivo, 2 Malcangi, 5 Stama e 2 Marella. D'altra parte sono 3 punti di Arrigoni, 10 di Patrizzi, 2 di Sabatti, 3 di Caetti, 3 di Raffini e 1 solo di Vincenzo Nunzi. 8.43 da giocare dunque, punteggi 26-22, sempre in favore della formazione di Roseto, che può ulteriormente incrementare sul vantaggio. Infatti in lunetta va Malcangi con un 1-1, Ravenna esaurito il bonus e dunque tiro sbagliato per fortuna, rimbalzo conquistato da Montaguti, suo primo rimbalzo, subito palla lunga per Raffin che trova 2 punti, 5 punti tutto per lui, Ravenna torna -2, 2 lunghezze dunque ripeto da recuperare, 26-24 in favore del Sissi Roseto, 8-25 da giocare, ancora Iardella si alza, va al tiro, questa volta lo sbaglia, si nota rimbalzo, questa volta Raffin è più veloce di lui, Iardella è costretto a commettere il fallo. È una buona notizia per il basket Ravenna, il terzo fallo di Iardella. È entrato in campo, ripeto, anche Massimo Galli, così come Davide Cestaro. Molti cambi quest'oggi sono chiamati da Bruno Brumana.
Ancora Galli però per Cestaro, due nuove entrati, bella entrata, e poi Cestaro con l'acrobazia trova un bellissimo sottomano e trova anche il fallo della difesa di Roseto, e dunque può andare Lunetta con un tiro libero supplementare, può riportare con un eventuale gioco da tre punti in vantaggio la formazione ravennate. Ripeto, 8-0-3 da giocare, punteggio 26 pari di Davide Cestaro, si è fatto notare appena entrato in questa bella iniziativa, segno anche il personale, 3 punti fin qua per lui, punteggio che rimane comunque sempre in costante equilibrio, 27-26, 7-54 da giocare, comanda ancora Ravenna, va al tiro e lo sbaglia questa volta Prea, mentre sta succedendo qualcosa sulla tribuna opposta alla nostra, sono intervenuti prontamente comunque i carabinieri, qualche spinta, qualche scontro fra tifosi, continua intanto il gioco, ancora un fallo fischiato a Cestaro o a Montaguti, vediamo un po', fallo di Montaguti, se andiamo errati, anche lui si è fatto largo troppo energicamente secondo il parere degli arbitri, tutto tornato normale pare sulle tribune, comanda ancora Ravenna di una sola lunghezza, 27-26, ancora pallone dentro per Riardella che si gira, va al tiro, tiro sbagliato, a rimbalzo prevale Roberto Patrizzi, uno dei più piccoli in campo, poi decide di andare in coast to coast, dà una bellissima palla a Cestaro ma gli arbitri hanno già fermato il gioco, fallo attribuito ad Aprea, secondo fallo anche il primo tiro, rimbalzo di Sama, Ravenna sempre chiusa la sua difesa uomo, ancora Sama oltre la linea dei tre punti, buon tiratore, attenzione, vediamo cosa fanno fischiato gli arbitri, fallo a Montaguti, secondo fallo anche per Montaguti, il primo aveva commesso poco fa in attacco. Malcangi in lunetta con un 1 più 1, tiro sbagliato, rimbalzo per il basket Ravenna e stavolta è Galli a gestire in posizione di playmaker, ancora palla sotto in qualche maniera per Montaguti che si fa largo, va a tirare, a sbagliare, rimbalzo ancora di Raffin, bellissimo anche questo movimento di Raffin, scusate, di Montaguti, no, mi correggo, di Raffin, ho detto bene all'inizio. Ravenna dunque comanda adesso di tre lunghezze, 29-26, 6-25 da giocare, partita veramente nervosa, sto spingendo Montaguti e Scarantin tutti in campo, vediamo un po' se arbitri invitano a uscire i rincalzi della formazione di Roseto, la panchina era veramente vicino al luogo del misfatto, fortuna che poco distante dietro il canestro ravennate campeggia un bel cartello con scritto innanzitutto divertiamoci, partita invece che sembra scanalarsi su un binario di nervosismo, 23 da giocare, 29 Ravenna, 26 Roseto, dovrebbe riprendere con la rimessa in zona d'attacco a favore della formazione di Roseto, ancora Stama oltre la linea dei tre punti, sente il tiro poi va dentro, bella palla davvero per Scarantin che tutto solo può appoggiare al tabellone i suoi primi due punti, scusate canestro, i suoi primi due punti, riportare a meno uno sulla formazione, 29-28, 5-58 da giocare, ancora Roberto Patrizzi si alza, va al tiro dalla media, tiro sbagliato, rimbalzo di Raffin e fallo, se ne andiamo errati, ancora fischiato a Montaguti, attenzione, tre falli fischiati in breve tempo al pivot giallo-rosso e consentiranno oltretutto a Marella di tornare con un 1 più 1 in lunetta, chiaramente Brumana sta già preparando
il ritorno in campo di Ciabatti. A segno il primo personale di Marella. Fin qui ci sono 3 punti per lui, si è conquistato anche l'opportunità di tirare il secondo personale. A segno anche il secondo, 4 punti di Marella. E nuovo sorpasso, questa volta Roseto a comandare di una sola lunghezza, 30-29, 5-48 da giocare. Ripeto, Ravenna si riuscirà a conquistare la vittoria numero 14, porterà anche la matematica salvezza. Fallo fischiato a Scarantin su Raffin, che lo ha battuto entrando dal fondo. Anche Raffin andrà in lunetto con 1-1. Esce come preventivato Montaguti, 3 falli in pochi minuti, rientra Ciabatti. Va in lunetto dunque Raffin con 1-1. Sbagliato anche il suo tiro, Cestaro va in cielo a raccogliere il rimbalzo, appoggiare al tabellone il suo 5° punto. Davvero Cestaro poco utilizzato nella precedente partita, è stato nel finale, sta dimostrando chiaramente di essere in un periodo di ottima forma. 31-30 in favore del Basket Ravenna, prova a replicare Sama, tiro sbagliato, sua bomba, Galli agevole recupero di palla, poi ancora Ciabatti per Cestaro con una finta di entrata, poi carica ancora su Galli. 5-0-2 da giocare, ancora Cestaro deve prendere iniziativa il giocatore Lala Ravennati, tiro sua bomba da 3, però non è stata proprio la scelta di tiro più felice. Può andare a prendersi una bella stoppata di Ardella sul seguente rimbalzo, tiro sbagliato, poi alla fine semigancio, questa volta bello per la verità di Marella, 6° punto per lui. Probabilmente la precedente azione del Basket Ravenna, conclusosi con il tiro da 3 sbagliato di Cestaro, c'era stata anche una precedente infrazione di passi non rilevata di Raffin. Comunque non è costato poi punti al Roseto, anzi situazione ospite si è riportato in vantaggio, 32-31, si prova Ciabatti dalla media, tira e sbaglia, rimasto in Scarantin. Aprea può riaprire ancora per il contropiede, Iardella si butta dentro, trova altri 2 punti, 9 punti per lui, più 3 Roseto. Roseto sta giocando davvero un'ottima partita fino a questo momento, sta offrendo un'ottima resistenza, anzi anche qualcosa in più. A zona adesso la difesa di Roseto, l'entrata di Roberto Patrizzi, non trova il canestro, la guardia giallorossa, trova però il fallo di Marella. Per Marella si tratta soltanto del primo fallo. 3.57 da giocare, comanda, ripeto, sempre Roseto, 3 lunghezze, 34-31. Roseto che da qualche istante è passato a difendere la zona. Roberto Patrizzi ha messo intanto a segno il suo primo tiro libero, 11 punti per lui, dentro anche il secondo, dunque 12 i punti della guardia Ravennate, che viene poi subito avvicinato da Manuel Caetti, che fa il suo reingresso in campo. Esce Roberto Patrizzi, 12 punti, buon tiro fino a questo momento. Ravenna si riporta a -1, 33-34, 3.51 da giocare. Ancora Iardella, brucia Raffin. Ciabatti con una finta, sicuramente insieme ad Aprea, che però da qualche istante è fermo 4-10, Teo, sicuramente Iardella l'arma più pericolosa in attacco della formazione di Roseto. Ancora Raffin per Galli, prima bomba di Massimo Galli, tiro sbagliato, rimbalzo conquistato da Marella. E gioca ancora in attacco Roseto, nelle cui file è entrato anche il numero 13 Battistoni. Una sequela di cambi interminabili per entrambe le squadre. Ancora Marella, questa volta riceve in posizione di pivot basso, va al tiro, scusate Iardella, tiro sbagliato, buona la posizione questa volta di Raffin. Galli va a inventarsi un bellissimo canestro, complimenti al guardia Ravennate con i suoi primi 2 punti.
Ravenna si riporta a meno 1 nel punteggio. Cicci Roseto 36, Basket Ravenna 35, 2.56 da giocare. La partita di, direi, equilibratissima, dominata dal nervosismo, la posta in palio d'altronde è davvero molto ma molto alta. Ripeto, Ravenna cerca la matematica salvezza, Roseto deve invece trovare assolutamente due punti per continuare a sperare. Ne sta uscendo fuori comunque un match dagli elevati contenuti agonistici. 2.56 da giocare, si va intanto a riprendere. Cassaro, Raffin, Caetti, Galli e Ciabatti da una parte, Scarantin, Marella, Piardella, Aprea e Battistoni dall'altra. Palla per Roseto. 2.47 da giocare ancora in questo primo tempo. Ancora Prea, monta una stretta guardia su di Massimo Galli, poi il tiro invece ci va sbagliandolo comunque. Iardella, rimbalzo ancora conquistato dalla formazione di Roseto. Per la verità sono un po' troppi forse i rimbalzi che Ravenna sta concedendo in difesa agli ospiti. Brumano dovrà cercare qualche contromisura. Bella palla intercettata adesso da Raffin, lanciato in contropiede Galli, va dentro. Questo due per Massimo Galli, 4 punti per lui. Scusate, 2 su 3 perché ha sbagliato una bomba al primo tentativo, poi però ha messo a segno due belle entrate. 4 punti, Ravenna avanti 37-36, 2 minuti esatti al termine della prima frazione di gioco. Bellissima palla questa volta di Marella per Scarantin, che schiaccia nel canestro giallo-rosso i punti che, due punti che riportano in vantaggio Roseto. 1.40 da giocare, 38 Roseto, 37 Ravenna. Ancora Cestaro, fallo su di lui, Battistoni, se non andiamo errati. Servito davvero bene Cestaro nell'occasione da Caetti. Fallo invece fischiato da Aprea, terzo fallo anche per Aprea. Potrebbe avere qualche problema di fallo nel secondo tempo la formazione di Roseto. Cestaro sbaglia il suo primo tiro libero, gli rimane un altro a disposizione, può portare la vendita in parità e lo fa. Cestaro 6 punti fin qua, 38 pari, 1.29 da giocare. Ancora Marella, qui evidentemente c'era non solo un'infrazione di passi ma anche un fallo a danno di Raffin, spostato via proprio con le mani e con il, la palla. Gli arbitri se ne sono accorti, hanno fischiato una semplice infrazione di passi, va bene, importante tornare in possesso di palla. 1.14 da giocare, 38 pari. Ancora Raffin a tentare la bomba, questa volta la sbaglia, lotta per il rimbalzo, con il suo esilio la palla tende nelle mani di Caetti e poi prende il fallo sul susseguente tentativo di tiro di trasformare. Dunque Caetti in lunetta con due tiri liberi. Caetti a segno con il primo personale, 4 punti fin qui, un bottino un po' magro per lui, abituato a ben altri punteggi. A segno anche il secondo, 5 punti in mano del Caetti. Ravenna comanda i due lunghezze, 40-38, è rimasto un poco meno di un minuto da giocare, 52 secondi per la precisione. Con la palla recuperata da Raffin, che poi la perde banalmente buttandosela sui piedi. Peccato, una palla persa, una possibilità per riportarsi al massimo vantaggio, 4 punti. Ravenna l'aveva avuto subito all'inizio questo vantaggio, 4-0, poi dopo la partita si è fatta davvero equilibrata. 30 secondi esatti al termine, 40 Ravenna, 38 Roseto. Cestaro su Scarantin, ancora la palla quasi rubata da Raffin.
Rimangono solo 6 secondi per andare al tiro. Prova Prea con la bomba, tiro sbagliato. Fallo fischiato, vediamo a chi. A Scarantin, se l'abbiamo errati. 11 secondi da giocare. Cestaro dovrebbe avere un 1 più 1 a sua disposizione, ma si va verso un nuovo time out richiesto dal signor Bertolassi, allenatore del Sissi Roseto. 11 secondi, ripeto, da giocare, time out. Ancora una volta ne approfitteremo per andare a dare uno sguardo ai tabellini individuali dei giocatori. Iardella 11, Aprea 10, Carantin 4, Malcangi 2, Stama 5, Marella 6, le file del Sissi Roseto. Per Ravenna hanno segnato 4 punti Galli, 3 Arrigoni, 12 Patrizzi, 2 Tabatti, 5 Caichi, 7 Raffini, 1 Nunzio e 6 Cestaro. Totale per le squadre fa di 40 per Ravenna, 38 per il Sissi Roseto. Cestaro dunque con 1 più 1 in lunetta. Ripeto, 11 secondi da giocare, quindi l'ultimo pallone sarà sicuramente per Roseto. Sbagliato il personale di Cestaro, rimane fermo a quota 6. Ancora bella palla recuperata da Caiti, bisogna andare al tiro in fretta, la fa Massimo Galli, tira e sbaglia. Un secondo da giocare, si prova da lontano Battistoni, è incredibile, vediamo se il canestro è buono. Sì, Battistoni trova il Zolli, non si può dire, non si può definire altrimenti. Veramente 3 punti trovati, forse anche voluti. Bruno Brumana è l'espressione della tristezza mentre si avvia agli spogliatoi con un tiro incredibile. Roseto chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 41 a 38. Davvero Battistoni ha pescato il Zolli. Dunque, ripeto ancora, punteggio finale, la prima frazione di gioco 41 Sissi Roseto, 40 Ravenna. Una risentirsi al secondo tempo. Dunque a riprendere il secondo tempo dell'incontro fra il basket Ravenna e il Sissi Roseto. Al termine del primo tempo, scusate, comanda Roseto di una sola lunghezza, 41 a 40, grazie alla bomba al Zolli pescato da Battistoni proprio all'ultimo secondo. Un tiro da metà campo e oltre che si è infilato nella retina dei giallorossi. Dunque diamo un'occhiata ai quintetti in campo: Caetti, Cestaro, Ciabatti, Galli e Raffin in campo per Ravenna, mentre sono tutti i primi 2 punti in apertura del secondo tempo di Marella. 8° punto per lui, fallo anche subito,
Dall'altra parte vediamo un po' Aprea in posizione di playmaker, Scrantin, Iardella, Marella e lo stesso Battistoni che si è guadagnato la fiducia del coach Bertolassi, mentre va a segno anche sul tiro libero supplementare Marella, nuovo punto per lui, dicevo, si è guadagnato la fiducia del coach in quella bomba incredibile. Ancora zona la difesa ospite, una 3-2 molto adattata. Ancora Sabatti, Genzi fuori per mano del Cagli che va a tirare, a segnare. Cagli non ha avuto un primo tempo brillantissimo, per lui soltanto 5 punti, ha portato forse alcune conclusioni. Speriamo si rifaccia nel secondo tempo. Potrebbe essere di 44 a 42 ancora per la formazione ospite, non è sempre festa e Battistoni questa volta non trova il canestro, avesse tiro di mano del Caetti, tiro sbagliato, rimasto dello stesso Battistoni e punteggio ancora fermo, di 55 sul 44 a 42 in favore del Sissi Roseto. Continuano a incoraggiare la propria squadra i tifosi abruzzesi. Ancora Scarantin, bella palla davvero di Iardella per Marella, ma vengono anche fischiati contemporaneamente 3 secondi proprio al pivot di Roseto. Arena dunque il pallone, il possibile pareggio, vediamo come saprà sfruttarlo. Ancora mano del Caetti, salta due avversari, poi va a appoggiare al tabellone, a realizzare. Ha iniziato bene la ripresa mano del Caetti con 2 su 2, 44 pari. Dunque perfetta parità con i 4 punti di Caetti. Dall'altra parte va a replicare Scarantin, sesto punto per lui, primi due della ripresa. Ancora in vantaggio Roseto, ancora Galli, da quando è entrato non è più uscito, sta giocando lui in posizione di play. Va ancora a tirare, a segnare Caetti, undicesimo punto. Appena abbiamo parlato un po' male dell'area Ravennate, si è subito riscattata, 6 punti consecutivi tiene a galla la formazione Ravennate. E adesso fallo fischiato in attacco a Iardella, arriva un po', si dovrebbe trattare, se non andiamo errati, infatti così è, del quarto fallo, un fallo molto importante questo, potrebbe togliere iniziativa all'uomo più pericoloso del Sissi Roseto. Una decisione molto importante quella fischiata dei signori Scherli e Cerebuk. Ancora Cestaro cadendo all'indietro, va a tiro sbagliando, Aprea velocissimo riparte. Cestaro ruba una bellissima palla davvero, attenzione, questa è davvero un'ingenuità, infrazione di passi fischiata da Davide Cestaro che stava già preparando alla schiacciata, troppa fretta, ha recuperato appena un secondo prima, un bellissimo pallone in difesa. E punteggio ancora di parità, 46 pari, 17-02, ma ripeto, i 4 falli di Iardella potrebbero alla lunga giocare a favore del basket Ravenna. Ancora una bella palla di Stana per Marella, 11 punti per Marella, tutti realizzati comodamente, i suoi compagni li hanno davvero invitato a nozze e lui non si è fatto certamente pregare. In campo adesso anche Vincenzo Nucci, qui del basket Ravenna, va a tirare, a svegliare Raffin, anche lui è rientrato da pochissimo, prende fallo da Battistoni, sta per entrare anche Roberto Patrizzi probabilmente al posto di Massimo Galli. Ancora invece in panchina Rivoli, che evidentemente non ha brillato nel primo tempo, Brumana preferisce affidarsi ad altri giocatori. Raffin, primo tiro libero messo a segno e anche il secondo, 9 punti per lui. Dunque punteggio di perfetta parità ancora, 48 pari a 6:26 da giocare. Fallo ancora fischiato in difesa a Massimo Galli, secondo fallo per la guardia Ravennate. Esce Raffin, rientra Patrizzi, si è abbassato adesso il quintetto Ravennate,
ovviamente si cercherà più che altro la velocità e le penetrazioni, tiri di Roberto Patrizzi. La fine comunque non ha certamente giocato male, segna Prea, primo tiro libero dalla lunetta, si porta più uno Roseto, va di secondo il Massimo Lucci per Prea, fin qua 11 punti. Di nuovo, ripeto, più uno Roseto, 49-48, ancora Galli, prova la bomba, la sbaglia, fallo, fischiato in attacco a Cestaro, tentativo di prendere posizione a rimbalzo, primo fallo per Davide Cestaro, l'ala pivot della formazione Ravennate. Di Monfalcone, 6-0-5 da giocare, ancora Roseto, punteggio che non si sblocca sul 49-48, ancora Battistone dentro per Marella, si gira, va al tiro, eludendo la marcatura di Cestaro, Marella 13 punti, veramente preciso. Caeti a replicare, tiro sbagliato, Cestaro ancora una volta prende un bellissimo rimbalzo, poi invece protestare, bravo Cestaro, è riuscito davvero con il tempo di fare qualsiasi cosa, peccato che poi gli arbitri abbiano fischiato di frazione dei passi, trovando il tempo di prendere il rimbalzo, sbagliare il tiro, protestare, rubare un pallone, farsi fischiare di frazione dei passi, beato lui che riesce a fare tutte queste cose, il giro di così pochi secondi. 51-48 ancora a tirare, a sbagliare Stama, si nota rimbalzo, grappolo dei giocatori, palla che esce e gli arbitri la finiscono a Roseto. Roseto ripete il vantaggio, 3 lunghezze, 51-48, 15-17 da giocare nella ripresa. Ancora Prea, seguito come un'ombra da Massimo Galli, prova la bomba Battistoni, la sbaglia, stavolta ha avuto anche un po' di sfortuna. Roberto Patrizzi in angolo, poi dentro per Cestaro, va ancora a tirare il tiro corto e rimbalzo di Aprea. Coast to coast del play, ospite, altri due punti per la strada, ospite del comando di 5 lunghezze, Roberto Patrizzi ancora piazza, va al tiro, c'è fallo su di lui, si tratta di due tiri liberi, sì. No, semplice rimessa in fase di attacco. Ancora Galli, questa volta tenta di dare un bel pallone per Lucci, non si aspettava forse il primo tra l'andate, e Brumana prepara l'ingresso in campo di Diego Arrigoni. Roseto al massimo vantaggio, 53-48, e avrà anche adesso quantomeno la palla in attacco, bisogna vedere se si tratta poi di tiri liberi o meno, io presumo di no, ma gli arbitri sono presi di dire a suo avviso, va in lunetta con due tiri liberi, Stama c'entra anche questo tiro libero, dunque massimo vantaggio per Roseto, più 6, 54-48, 55, Stama anche due punti, 7 punti per lui, per il due della ripresa, e Ravenna va sotto i 7 punti, palla appena sfiorata probabilmente da Stama, così resta in possesso la formazione della Ravennate, ma quasi un altro pallone perso, comunque 7 punti a recuperare, 55-48, ancora Caichi va a fotocopiare l'azione di pochi minuti fa, 10 punti per lui, è l'unico giocatore insieme a Giorgio Raffini che ha segnato in questa ripresa, 8 punti per lui, ripeto, anche gli altri
diano qualcosa, tira e sbaglia Scaranzin in basso, palla vediamo di chi, di Sama, lunga palla che torna in mano a Ravenna con 5 lunghezza a recuperare, 55 a 50, e nuovo cambio, esce Cestaro e rientra Raffin, mi sono citato anche Diego Arrigoni. Raffin, la bomba, la centra, Ravenna con il 12° punto di Raffin, torna meno 2, 55 a 53, se ne è andata anche quasi metà del secondo tempo, 13-09, rimane non da giocare in questa partita, ancora Prea però la via del canestro, ha ripreso a segnare anche il play di Roseto, 15 punti per lui, non più con le bombe come nel primo tempo ma con delle belle penetrazioni, fallo di Scaranzini su Raffin lanciato a canestro, terzo fallo per il pilota Scaranzin, Raffin in lunette con 2 tiri liberi, 5 falli di squadra del Tifi Roseto, Raffin primo tiro libero a segno, il secondo anche, Raffin e Kaiti stanno tenendo su Ravenna in questo inizio di ripresa, gli ultimi due giocatori che hanno segnato fino a questo momento, ancora palla fuori per Aprea, attenzione a rigore su di lui, comunque non bisogna spostare spazio per la bomba, Marella uno contro uno contro Raffin, gira, tira e sbaglia, in basso a Rigoni e si è infortunato, lo scontro proprio con Kaiti, scusate, il giocatore del Roseto, non riusciamo a vedere ancora chi sia, è caduto a terra coprendosi il volto, probabilmente ha preso una gomitata. 12-24 da giocare, Ravenna ha sempre due lunghezze da recuperare, 57 Roseto, 55 per la formazione di casa, palla comunque in mano ancora la formazione ravennate, nuova opportunità per il pareggio, palla troppo alta di Arrigoni per Kaiti e nuovo pallone dunque perso ancora, sto sprecando un po' troppo Ravenna, ancora Marella, c'è la Prea, fallo fischiato, blocco il movimento di Marella, nuova palla per Ravenna, 11:58 da giocare, terzo fallo anche per Marella, stanno caricando i falli i giocatori ospiti, questa è una buona notizia e chiaramente continua la sua difesa zona, Roseto, la difesa zona che ha dato notevoli problemi al fratello Ravennate, ma Arrigoni con la sua seconda bomba va a centrare il bersaglio e nuovo sorpasso, Ravenna 58, Roseto 57, Arrigoni tira poco ma quando lo fa tira veramente in maniera precisa, 2 su 2 nelle bombe, precisa così, tenta di replicare Battistoni, in basso ai russi, è il momento di andare, e Roberto Patrizzi lo ha capito perfettamente, 14° punto per lui, primi due della ripresa, chiaramente per fermare l'inerzia della partita che in questo momento è tutto a favore del basket Ravenna, il signor Bertolassi, ripeto allenatore del Tifi Roseto, ha chiamato subito time out, ripeto è il momento opportuno, forse il momento in cui Ravenna può e deve spingere sull'acceleratore, può scavare il break tra le due formazioni per aver recuperato, dopo aver recuperato un break di 7 punti, ripeto 55-48, un momento di panico anche tra il pubblico, 11-19 da giocare, ripeto è stato un bel parziale davvero Ravenna, parziale evidentemente di 12-2 che ha permesso di riportarsi in testa,
possesso di palla. Malcangi spinge via tutto e tutti, poi ancora Stama, bella palla proprio per Malcangi, ma stazionava da lungo tempo ormai il pivot, la formazione di Roseto, gli arbitri non sono lasciati correre via l'occasione di fischiare un infrazione di 3 secondi, ancora la fin per Patrizzi, questa volta è più rapido di lui Battistoni, ruba il pallone, lancia il contropiede di Aprea, ancora 2 punti di Aprea, ancora una volta in entrata, 17° punto per la formazione, per il giocatore di Roseto. Ancora Battistoni a rubare la palla a Patrizzi, però sbaglia a non tornare subito in difesa, si scatena Aprea, è il gioco che può e deve fare, altronde il play della formazione di Roseto, torna più uno la formazione ospite, 61-60, la fine ancora, fa saltare Malcangi, va al tiro, tiro sbagliato, si nota l'imbalzo, palla fidata a Ravenna. Grappolo, i giocatori sono contenti di questo pallone, gli arbitri l'hanno affidato alla formazione di casa, ripeto, Roberto Patrizzi si è lasciato intercettare 2 palloni sempre nella medesima zona del campo e Roseto ha avuto così l'opportunità di riportarsi avanti, ancora Raffini fuori per Arrigoni, deve tentare la bomba, la sbaglia questa volta, Arrigoni giù su 3 fin qui nel tiro pesanti. E adesso il gioco che va davvero in velocità, un'altra stoppata subita da Roberto Patrizzi, dall'altra parte ha ripreso a segnare, 16° punto per lui, 4° della ripresa, Ravenna avanti di 1 punto. Ora Battistoni, 9-19 da giocare, sempre in palleggio, attenzione c'è il fallo, sono gli amarati di Caeti, anche se forse nell'occasione Battistoni è un po' abusato dal palleggio, continuava a giocare per fatti suoi senza liberarsi del pallone, trovato per fortuna sua il fallo di Caeti, 9 tempi da giocare, rimessa in zona d'attacco, ancora Prea blocca per lui Marella, ma Arrigoni è pronto a recuperare, bella palla recuperata adesso da Raffin, ancora per Patrizzi, si ferma, si gioca adesso difesa schierata, Caeti va ancora una volta a tirare, a prendere il fallo di Marella, dovrebbe trattarsi del quarto fallo del pivot di Roseto, quarto fallo, così è, quarto fallo di Marella, dovrebbe averne 4 se non vado errato anche Iardella, ancora Roberto Patrizzi per Diego Arrigoni, contro questa difesa è importante tirare bene da fuori, una volta la palla ha dato dentro a Vincenzo Luzzi, è terminata fuori, per fortuna gli arbitri hanno assegnato la rimessa ancora al basket Ravenna, 8:38 da giocare, ancora un punto di vantaggio per Ravenna, 62-61, ancora Caeti, gancio di Luzzi che non va, alla fine pallone nelle mani di Aprea, molta velocità ma anche un po' di confusione, entrambe le squadre, entrambe le parti, Aprea ancora la bomba, la infila, 22 punti, sta diventando immarcabile questo giocatore fra entrate e bombe, è lui che sta tenendo a galla in questa ripresa la sua squadra, infrazione di passe adesso di Raffin, questa volta probabilmente ci sta tutta, più 2 Roseto, 7:56 da giocare, nuovo time out chiamato da Brumana, anzi no, sono soltanto un cambio,
pareva che i giocatori se ne stessero andando ognuno verso le proprie panchine. 7.50 a giocare ancora, Malcangi fa il tiro, Iardella, canestro e palla in attacco, se non andiamo in razzo. Carantin, Iardella ritrovato la via del canestro, 13° punto. Canestro buono, ma intanto con palla di Carantin, Caeti va in lunetta con un 1-1. 6-6 a 6-2, ancora in vantaggio la formazione di Rosetti di 4 lunghezze, Manuel Caeti 1-1, comincia a scottare i palloni. Caeti purtroppo sbaglia il tiro libero, gli arbitri evidentemente lo fanno ripetere, evidentemente qualcuno dei giocatori di Rosetti è entrato nell'area troppo presto. Esaurito il bonus da Rosetto, almeno soltanto 5 palli invece. Caeti questa volta non perdona, 14° punto dell'ala Ravenna. Stama e vediamo cosa fanno gli arbitri, fermano il gioco, devono aver fischiato qualcosa, non si intuisce però che cosa di preciso. 7.27 a giocare, Ravenna ancora con 2 punti a recuperare dopo i 2 tiri liberi messi a segno da Manuel Caeti. Il tecnico fischiato forse alla panchina del Roseto. E Ravenna, 7.27 al termine, questi 2 tiri liberi concessi a Roberto Patrizzi, può riportarsi in parità, primo tiro libero a segno per Roberto Patrizzi. 17° punto, va a segno anche il 17°, torna a parità perfetta, 66 pare ancora, e palla in mano per Ravenna, sta costando un po' caro forse questo fallo tecnico alla panchina a Roseto. Prendo l'opportunità del sorpasso, fallo fischiato adesso, vediamo a chi. Annunzi, fallo fischiato Annunzi in attacco, poi stava quasi tenendo una rissa fra due colossi, Annunzi e Scarantin. Quarto fallo Annunzi, attenzione, problemi di falle anche per il pivot Ravennate, e va a rimettere in gioco la palla la formazione di Roseto. Ravenna 6 falli di squadra, dunque ancora non ha esaurito il bonus. 7-0-4 giocare, 66 pari. E ancora fallo, vediamo fischiato chi, a Diego Arrigoni su Aprea, che stava tentando la penetrazione nella disporre della difesa Ravennate. 6.58 da giocare, Ravenna ha compiuto il suo 7° fallo di squadra, il prossimo si comincerà a tirare, ormai il gioco non riesce neanche più a riprendere, gli sono costretti a fermarlo di nuovo. Iardella potrà forse finalmente effettuare questa rimessa, benedetta rimessa. Partita equilibrata come d'altronde fu quella dell'andata, vinse Roseto, ma ci sono i 4 punti, 4 punti conquistati proprio nel finale. Iardella va a tirare, scusate, va in entrata a segnare il suo 15° punto, più 2 ancora Roseto, ripeto, partita equilibrata come quella dell'andata. Ancora Rigoni per Roberto Patrizzi, sfugge il pallone di mano, lo recupera. Ancora da battere questa difesa, zona stoppata di Malcangi sull'entrata in mano del Caeti, fallo se non è errato, fischiato al pivot della formazione di Roseto.
obiettivamente si possono avere anche dei dubbi su questa fischiata. L'azione non c'era parsa poi così fallosa, comunque gli arbitri sono chiaramente più vicini di noi, possono valutare senz'altro meglio. Non sono comunque d'accordo i tifosi di Roseto, tutti a separare dietro la propria panchina. 6-22 da giocare, Roseto ancora avanti, due lunghezze, 6-22 da giocare, sorpassa la ripetizione tra le due squadre a tutto l'arco della partita. E Manuel Caeti in lunetta con due tiri liberi, no, un 1-1 gli hanno concesso gli arbitri. Va a segno Caeti in una bolgia. Caeti fin qui 16 punti, si è riscattato la ripresa, 11 punti dopo i primi 5 del primo tempo. A segno anche col secondo personale, 17° punto di Caeti. 6-20 al termine dell'incontro, 68 pari di nuovo. Il risultato che non accenna a scollarsi, il risultato di parità, palla persa da Roseto. Arrigoni ancora in palleggio. Ancora la zona difesa degli ospiti, tiro corto di Raffin, bella palla di Caeti, comunque recuperata, fallo su di lui, vediamo un po' chi l'ha commesso. Fallo di Scarantin, quinto fallo di Scarantin, Scarantin è il primo giocatore a uscire per falli. Ma probabilmente non sarà neanche l'unico. 5.59 dal termine, Caeti si ripresenta alcuni istanti dopo in lunetta. Freddo, Manuel Caeti soffre ancora, Ravenna 18 punti per lui. E 19, Ravenna più 2, riprende il bastone del comando. 60-68, 5-53 da giocare. A uomo chiaramente a difesa Ravennate, Nunzi su Mercanti con 4 falli a carico però. Fallo fischiato a Iardella su Caeti. Bloccato l'attacco di Roseto. Iardella è il secondo giocatore a finire fuori per falli, buon giocatore di Roseto. Due decisioni degli arbitri stanno rendendo più facile con la partita Ravenna. Non stiamo a discutere sul merito o meno, lo fanno già in troppi qui al palazzetto. 70-68, 5-38 da giocare. Iardella, ripeto, è il secondo giocatore a uscire dopo Scarantino. Iardella nel primo tempo è stata una spina nel fianco, la difesa Ravennate. Nel secondo tempo è realizzato soltanto 4 punti, anche perché è già gravato i 4 falli. Caeti ancora una volta in lunetta, questa volta sbaglia il primo personale, ne ha un altro a sua disposizione. E poi la palla dovrebbe ancora essere in favore della posizione Ravennate. A segno Caeti, 20 punti per lui, miglior marcatore dell'incontro dopo Aprea che ne ha 22. E palla ancora, ripeto, a metà campo per Ravenna. Ravenna che adesso ha 3 punti di vantaggio, 71-68, 5-32 da giocare. Adesso il pallone scotto davvero, Roberto Patrizia alla bomba, la sbaglia, rimasto di Aprea. Soltanto 3 punti di le due squadre, forse una scelta un po' affrettata di Roberto Patrizia, ma è un giocatore quando si sente di tirare deve tirare. Ancora Battistoni, fallo fischiato in difesa, Manuel Caeti che aveva lucrato un bel pallone. 5-06 da giocare. E no, time out richiesto da Bertolassi della formazione Sissi Roseto. Ripeto, 5-06 da giocare.
comanda la Ven soltanto di tre lunghezze, 71-68. Approfittiamo allora velocemente ancora una volta per vedere i punteggi individuali. Chiardella 15 ma è fuori per falli, Aprea 22 ed è ancora in campo. Stelio Scarantino anche lui fuori, Malcangi 2, Battistoni 3, provati come ben vi ricorderete con quel tiro, con quel jolly a fine primo tempo. Stama 7, Marella 13, dall'altra parte 4 Galli, 6 Rigoni, 18 Patrizi, 2 Tabati, 20 Caiti, 14 Raffin, 1 Nunzi e 6 Cestaro. Cosetto andrà in lunetta, si fanno sentire come i tifosi abruzzesi sono giunti qui davvero in tanti. 1-1, tiro sbagliato ma anche qui si ripete come in precedenza per Manuel Caeti, qualcuno è entrato troppo presto nell'area ai 3 secondi. Anche Battistoni, dopo aver usato il primo tentativo, realizza il secondo, quarto punto per lui, primo della ripresa. Ancora segno, 5 punti per la guardia, la formazione di Roseto. E soltanto di nuovo un punto, 71-70, 4-55, la differenza, ripeto, la possono fare i falli, Iardelli e Scarantini fuori per 5. Paravena ne ha tanti con 4, fallo adesso fischiato a Malcangi su Vincenzo Nunzi, che andrà in lunetta con un 1-1 per Malcangi, tratta il quarto fallo, dunque anche lui rischia in questo finale di uscire per falli. Nunzi prende il suo secondo punto, ma un punto che vale oro in questo istante. Va a segnare anche il secondo, 3 punti di Nunzi. Ravenna torna a comandare, 3 lunghezze, 73-70, 4-41, tifosi di Roseto scontentissimi dell'arbitraggio. Ancora Battistoni in un palleggio, 4-3 da giocare, finta l'entrata, poi il Petro davvero palla ancora per Marella, esce direttamente dal campo dopo essere impennato il tiro di Stama. Va bene ancora col pallone del possibile più 5, 4-10 da giocare, 73-70. Ancora palla in attacco per la formazione giallorossa. Caet ancora entra, va a tirare, sbaglia e va anche a sfondare. A parere degli arbitri si sta, ma fallo fischiato a Caet, quarto fallo per il numero 12 giallorosso. Brumana vince i suoi, 3-59 da giocare, Roseto ancora possibilità dunque di ridurre lo svantaggio. Una partita davvero bella, almeno sul piano agonistico, sul piano delle emozioni sta regalando molto. La settimana scorsa Pescara Ravenna andò via di 20 punti ben presto, poi non ci fu più partita. Battistoni settimo punto e torna meno 1 Roseto, 7-3-7-2. Ancora in vantaggio il basket Ravenna, 3-31 da giocare, Roberto Patrizi, Manuel Caeti, Diego Arrigoni, dunque Vincenzo Nunzi, Raffin stoppato, Arrigoni, Stama costo costo, fallo intenzionale, se non andiamo errati, di Roberto Patrizi. Era scoperta difesa giallorossa, riprendono fiato i tifosi di Roseto, citano gran voce la propria squadra. 3-20 da giocare, possibilità del sorpasso dunque nuovamente. Stama a segno con il suo primo personale, ne ha un altro in sua discussione, poi la palla tra ancora di Roseto, 8 punti di Stama, perfetta parità, 73 pari, 3-20 da giocare, Stama a segno, 9 punto per lui.
palla ancora per la formazione abruzzese, 3:20 da giocare, Aprea in palleggio su lui a Rigoni, poi adesso Battistoni e Caetti a marcarlo. Bella palla di Battistoni per Marella, quindi segno un punto del pivot. Di Roseto, e a 2:52 Ravenna di nuovo 3 punti da recuperare. Roberto Patrizzi, c'è da fallo su Roberto Patrizzi per la verità, tiro sbagliato, il senso Nunzi a rimbalzo, prende il rimbalzo, senso, quinto punto. Ancora Ravenna meno uno con la forza di disperazione. Entrambe le squadre, 2:24 da giocare, sicuramente più decisiva per Roseto che non per Ravenna questa partita. Avrà comunque la possibilità di giocare, ripeto, il basket Ravenna in casa contro Rieti. Ma comunque è chiaro che prima si chiude il discorso salvezza, meglio è. Battistoni ancora per Malcangi, fallo su Malcangi. 2:05 da giocare, più uno Roseto, 76-75. Terzo fallo, se non andiamo errati, attribuito a Roberto Patrizzi. Malcangi tira e segna. Primo punto della ripresa anche per lui, 3 in totale. Più 2 Roseto, secondo personale, a segno ancora. Quarto punto per il pivot di Roseto, ancora 3 punti da recuperare, 78-75, 1:56, vediamo chi si prenderà la responsabilità di provare un'eventuale bomba a 3 punti. Ancora palla per Raffin che si butta dentro, prende il fallo, 1:42 da giocare, fallo, vediamo un po'. Marella, il terzo giocatore a uscire per falli. 1:42 da giocare. Applaudito comunque il suo sostenitore. È giusto così, Marella ha giocato davvero una buona partita. È molto preciso, 15 punti per lui. Quindi con un buon score, entra per la prima volta in campo Pucci. Raffin di nuovo in lunetta, 1:42 da giocare. Sbagliato il primo tiro libero di Raffin, che resta a disposizione soltanto un secondo. A segno numero 15 giallo rosso, 15° punto per lui. La guardia dunque prova Marella. E Ravenna si gioca dunque in questo minuto 33 la vittoria numero 14. Vediamo come sfrutteranno la palla i uomini di Roseto. Fallo, vediamo un po' cosa succede agli altri. A Roberto Patrizzi ha quasi recuperato con palla la guardia giallorossa. Quarto fallo di Patrizzi, 1:22 da giocare, va in lunetta con 1+1 Battistoni. Ripeto, da giocare. Battistoni mette a segno il trio personale, riporta più 3 alla sua squadra. Battistoni fin qui 8 punti, 9 con tanto personale. Ravenna è sotto di 4, 1:21 da giocare, 80-76. Vediamo un po'. Prova la bomba, Diego Arrigoni la sbaglia, il fallo su di lui, ha commesso Battistoni. Arrigoni dovrebbe andare comunque, andare in lunetta, se andiamo errati con 3 tiri liberi a sua disposizione. Terzo fallo di Battistoni, un po' di ingenuità per la verità, era ben distante dalla linea dei 6:25 Arrigoni quando ha tirato. Dunque Arrigoni in lunetta, primo tiro libero a segno, 7° punto per il play giallorosso, a segno anche il secondo,
e siamo a quota 8, il Ravenna torna a meno 2, 80-78, 1-11 da giocare, terzo ultimo tiro libero, Arrigoni freddissimo, lo mette dentro, 9 punti dunque, Ravenna è tornato in partita, 1-0-6 da giocare, 80-79 per Roseto, nessuna delle due squadre merita per la verità di perdere, fallo, fischiato dell'attacco, vediamo chi, ad Aprea, perso nuovamente palla da Roseto, attenzione, un'altra decisione arbitrale, contestatissima per la verità, 58 secondi da giocare, Ravenna meno 1, Roberto Patrizzi si butta dentro, va a tirare, lo stoppa Malcangi, Ravenna ancora 30 secondi ancora per l'azione d'attacco, a 7 time out richiesto ancora dal basket Roseto, 42 secondi da giocare, 80-79 per il basket, per il Fischio Roseto, ripeto, partita veramente interessante dal punto di vista agonistico, un po' meno offerto sul punto di vista dello spettacolo, d'altronde la posta in palio è davvero alta soprattutto per la formazione di Roseto, se non vince sono davvero guai, la salvezza a quel punto si allontanerebbe parecchio, si torna a giocare ancora, Malcangi ha la bomba, la sbaglia, si nota la palla presa da Aprea, la Battistoni, anzi fallo su di lui, 37 secondi da giocare, un altro fermo, Ravenna sotto di uno, comunque Roseto non potrà tenere palla fino al termine, restano poi sempre 7 secondi a Ravenna per tentare di capovolgere ulteriormente le sorti della partita, ripeto, 80 Roseto, 79 basket Ravenna, 34 secondi da giocare, Battistoni e Aprea dovranno ragionare il gioco per la formazione ospite, 16 secondi per andare al tiro, dentro anche Galli, posto di Roberto Patrizzi che ha commesso poco fa il secondo fallo, attenzione, 6 secondi ancora per tirare, Aprea ancora, attenzione, Aprea trova fallo e canestro, incredibile questo giocatore, 24esimo punto per lui, Matt Wiener sicuramente nell'incontro, a 7 secondi al termine, porta, se non andiamo errati, a più 3 la sua squadra, 82-79, e dovrebbe avere anche un tiro libero supplementare, si abbracciano, cantano e gioiscono giustamente tra l'altro i tifosi Roseto, dunque 7 secondi da giocare, 82 Roseto, 79 basket Ravenna, tiro libero supplementare dovrebbe avere Aprea, se lo mette a segno chiaramente la partita è finita, se lo sbaglia Ravenna potrebbe ancora tentare di pareggiare, soluzione sbaglia, finisce la partita, vince Roseto, punteggi 83-79, una vittoria tutto sommato meritata quella di Roseto, hanno lottato i giocatori fino alla fine, quella di Ravenna d'altronde una partita, ripeto, equilibratissima, il finale ma anche il parziale del primo tempo, 41-40 in favore del Fischio Roseto, stanno a testimoniarlo, certo non si poteva immaginare che dopo la brutta sconfitta subita dagli abruzzesi la settimana scorsa in trasferta a Bergamo fossero poi in grado di venire a sbancare Ravenna, ci sono riusciti, merito a Roseto, dalla quota 24 a 2 punti dunque dal 4 punti scusate al basket 3, 3 punti al basket Ravenna che ne ha 26
e chiaramente rimangono adesso ancora aperte le chance di salvezza. Ravenna, ripeto, deve conquistare assolutamente 2 punti in 4 turni, impresa sicuramente non difficile, soprattutto perché potrà sfruttare la partita in casa con il Rieti, ultima ormai condannata. Con questo è tutto dal Palazzetto dello Sport di Serie, Enrico Passarelli, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro la più cordiale buonasera.